mettono a loro, se loro sono warpizzate, devono essere warpizzate. Warpizzate vuol dire che Ableton deve conoscere esattamente l'inizio e la fine del brano e la scansione. In genere lui si appoggia su un suono che è quello di cassa e quindi calcola la scansione della cassa e da lì tira fuori il BPM. In genere Ableton è abbastanza esatto nel farlo, è molto migliorato. Diciamo, io non lo faccio su Ableton, lo faccio su Acid, che è un sistema un po' più antico, però in cui mi trovo molto bene, lo faccio molto più velocemente. E quindi quando arrivano su Ableton sono già warpizzati esattamente su Acid, hanno un loro BPM, eccetera. A quel punto loro seguono. Cioè, se tu puoi mixare 120 con 125, se io cambio il BPM, i brani si sciupano e basta, vanno però seguono il tutto. Ti ho detto, io in genere non mi allontano troppo, perché insomma poi il brano viene snaturato in questa cosa. Poi i brani anche io spesso li edito, quasi tutti questi brani di Italo Disco sono editati, perché a volte ci sono delle parti imbarazzanti che io suono. Ma senti, per esempio, senza parlare di, diciamo, questo è un brano Italo Disco, non è esattamente un brano dance, nel senso che non è che lo suono per far ballare la gente. Però è un brano dell'81 fatto da due produttori milanesi, Rago e Farina, che sono ancora vivi anche loro e anzi sono lì ancora, perché queste generazioni mie durano, cioè ci dovete proprio ammazzare per la strada, investire con la macchina, no? Anche questo temettino, capito? Sembra venga da dove? Questi sono dei brani cult degli anni 80. La cosa buffa è che questa roba qua negli anni 80 non se la filava nessuno. Cioè l'Italo Disco era Sandy Martin, era Sabrina Salerno, delle cose terribili, sì, non lo so, Gazebo, però c'era tutta una parte underground notevole che era piuttosto valida e che poi è stata riscoperta dagli olandesi nel 2000, capito, con IF, questo DJ olandese che ha ripreso tutte queste cose, le ha riportate, è tutta la parte underground, cioè me compreso, cioè la parte che non, allora sì, aveva venducchiato perché i dischi comunque si vendevano, la gente li comprava, però erano dei perfetti sconosciuti, capito, delle cose, non erano le cose che ci hanno fatto, e quelle cose che hanno fatto la leggenda, come, non lo so, I Like Chopin di Gazebo, ha venduto, non so, tipo 26 milioni di copie, credo sia uno dei brani italiani che ha venduto di più al mondo, va bene. Credo più di Volare addirittura. Però chi l'ascolta, cioè chi l'ascolta più quella roba lì? Invece magari si ascolta volentieri ancora un brano come questo, per esempio, senti. Che, cioè, esatto, questa roba qui, capito, all'inizio del 2000, era questa la musica. E beh, questa roba comunque al giorno può essere migliorata molto, capito? Cioè, anche semplicemente già gli metti una cabasa, vedi, già prende un'altra aria.
Allora, cosa c'è da dire di cioè, è la flessibilità che ti dà Ableton Live per fare il DJ, secondo me è una cosa abbastanza preziosa. Certo, uno si deve portare un laptop dietro e una schedina audio, questo, però sta tutto in uno zainetto. Ti porti due chiavette, effettivamente è un'altra cosa, insomma, è molto più comodo. Sì. Però, capito, il momento in cui... perché suonare con le chiavette e poi torni a casa e produci su Ableton Live, tanto vale fare tutte e due le cose, anche in questo modo ti viene anche più voglia di sperimentare le cose che stai facendo a casa per suonarle, invece metterle ufficialmente nella chiavetta e poi le vedi lì, allora questo è il mio brano, poi lo suono, non lo suono, invece ce l'hai su Ableton Live, magari lo mixi con qualche altra cosa, ascolti come viene fuori, è una cosa che ti aiuta molto nelle produzioni, questa cosa qua. Senti quanto tiene, quanto tiene, sta suonando a 120, ma il brano è a 128, eppure lo sta tenendo abbastanza. Ovviamente, la via che ho avvicino alla cassa migliore, ovviamente. Che quando soprattutto le basse si rovinano. Qual è il modo anche molto semplice che ha Ableton Live di variare il BPM in modo graduale, per esempio schiacciando la freccia, l'arrow, cioè il maiuscolo, e poi andando così si diminuisce di decimali. È importante questa cosa di, per esempio, quando io sono alla sua velocità, va bene, e voglio scendere anche di poco, prendo il suono, metto qua, prendo il suono. Su ogni traccia ho messo questo aggeggio qua, che è un filtro, in pratica. Quando lo aziono, il filtro si aziona e poi passa soltanto a un passo alto, praticamente. In questo modo, scambiando poi i due, riesco a mixare bene la cosa. Io adesso sono a 128, ma vorrei andare a 127, visto scendere è sempre un po' una palla, no? Però se uno lo fa gradualmente così, è una cosa che veramente non te ne accorgi. Poi diciamo che il volume alto della discoteca ti toglie anche molta percezione, cioè ti... Per esempio, una cosa nota è che l'eccessivo volume ti toglie la capacità di sentire la tonalità dei brani. Quando passi 105 dB, 106 dB, così, è difficile riconoscere in che tonalità è un brano. E quando è un concerto e ti arriva questo volume,
il cantante sta cantando anche un semitono sopra, non te ne accorgi, cioè proprio l'orecchio, capito, diminuisce la sensibilità. Diminuisce la sensibilità, per esempio, a sentire un missaggio bello, capito, in qualche modo, quando il volume è troppo alto. Quindi, secondo me, un DJ dovrebbe sempre stare, seguire, in genere visto nella console, cioè un... diciamo, per me le discoteche migliori hanno un sistema per cui ti dice quanti dB stai suonando e non salire di questi, perché è vero che la gente vorrebbe sempre di più, però alla fine la tua percezione si abbassa, ti gusti meno la musica, ti gusti... Io non, capito? Cioè, c'è comunque un livello in cui, che è verso i 92-93 dB, in cui fisico è soddisfatto perché effettivamente c'è volume e tutto, però il cervello può continuare a seguire la cosa, insomma, senza perdere le sue capacità. E anche un sistema così semplice di chiudere, capito, è efficace. Poi un'altra cosa che ho fatto sui canali è mettere un delay, capito, di questo, che essendo digitale va sempre a tempo, ovviamente. E poi uno fa, insomma, tutte cose semplicissime, veramente, perché io ho sempre pensato che alla fine uno si esprime meglio attraverso le cose semplici. O ho una capa, capito, tanta, allora ok, riesce a programmare il bassline mentre suona la cosa, mentre fa un'altra cosa. Però per il mio carattere invece limitarmi a poche cose, capito? Cioè, ho questo delay, uso questo delay, lo uso veramente quando serve la cosa. C'ho anche qui la possibilità di suonare degli accordi, se vuoi. Per esempio questa traccia, dove c'è una... Ok, fa minore, settima. Ok, anche qui posso creare un arpeggio, per esempio così. O anche semplicemente non di nona, perché la nona qui ci sta, ma anche semplicemente un accordo di settima in questo modo. Stessa cosa che faccio dal vivo, capito? Però in questo modo la sto applicando al DJ set. Se io conosco la chiave, o meglio la sigla, l'accordo minore, lo posso suonare insieme e va sempre a tempo. Insomma, alla fine, capito, posso veramente creare delle situazioni. Delle roba così, capito? Insomma, tutte cose che sapete bene, perché tutti ci si diverte quando si suona. E così. Insomma, Ableton Live, io penso che per fare il DJ set è molto buono. Poi c'è questa cosa, particolarità anche, che basta schiacciare questa magica pallino, in cui praticamente tutto diventa registrabile, tutti i vostri movimenti diventano registrabili. È una registrazione virtuale, però poi ti permette di fare un rendering e lui registra anche tutto quello che fate sul synth virtuale. Anche qui c'ho Taluno, eccolo qua, Taluno. E anche qua ho messo, capito, le stesse cose più o meno, che si spostano, che... Siccome non avevo più tasti, ho messo l'arpeggio qua. Quando lo levo, l'arpeggio finisce, diciamo, un po' rozzo, però... E poi cos'altro? Ci sono dei filtri, delay su tutte le tracce,
e i nomi delle tracce su cui ci posso suonare sopra, e questo è tutto il mio DJ set. Poi dopo, diciamo che all'inizio, infatti vedete là dietro, ho accumulato un po' di dischi, perché non sono mai stato un fanatico del vinile, nemmeno quando ero giovane. E poi dopo, quando ho cominciato a fare il DJ nel 2003, ho cominciato a comprare dischi. E ho comprato dischi per 5-6 anni, infatti si vede. E quindi li registravo bene con una buona scheda sul computer, poi li editavo, eccetera, e poi li suonavo con Ableton Live. Per me era praticamente, stavo suonando dei vinili, anche se non suonavo il vinile, perché quello che fa la caratteristica del vinile anche quando è registrato in digitale, viene mantenuto, e quindi tutto ciò che viene campionato, registrato dal vinile, conserva questa sua caratteristica di vinile, e quando lo risuoni in digitale è comunque vinile, è quello, capito? Perché il digitale non altera il suono, non gli fa niente, va bene? Non gli fa né bene né male. Il suono è quello, sto parlando sempre di certi livelli di campionamento, cioè nel campionamento al massimo rate, tutto su schede buone, tutto, però a quel punto te non senti la differenza, cioè fra il disco e cose. E effettivamente non è male avere un certo suono di vinile, averlo dentro un computer e poterlo suonare dentro un computer. Poi con l'andare del tempo, cioè l'unico problema del vinile è che anche con quel giradischi lì, che è quello professionale, è anche tarato e tutto. Però quando te campioni un disco, parti all'inizio sei a 120 dB, arrivi in fondo sei a 119 600, oppure a 120 e 300, perché comunque è un fatto meccanico, una puleggia che tira. E a meno che sia nuovo difettarato in quel momento dal tecnico e tutto, comunque un po' di sfasamento c'è. Questo poi mi obbligava a lavorare un po' di più sulle tracce. E quindi, quando poi ho cominciato a avere la possibilità di comprare gli MP3 online, mi sono convertito anch'io, perché veramente in pochi secondi sono messi a tempo. Se c'ho da fare un editing è veramente elementare. E tutto, il vinile ha anche le forme d'onda, sono più complesse da interpretare, devi semplicemente tagliare una cassa, capito? E cioè, è veramente, non c'è quel margine così chiaro come invece in una traccia techno digitale. Te la compri e vedi che alla battuta numero 33 la cassa è quella, poi va alla battuta 65, è sempre quella. Vai alla battuta 129, è esattamente quella, cioè tagliare è un gioco da ragazzi. Con il vinile, capito, in cui il suono delle volte si mescola, arrivi alla 129 e dici: ma dove? Magari robuccia, roba che non la senti a orecchio, poi io sono un po' maniaco. Però, capito, ci perdi sempre un pochino di tempo e tutto. Insomma, quindi questo è quanto. Il vinile c'ha questo suono che è avvantaggiato in un certo tipo di clubbing, soprattutto il club non molto grande, che ha un PA abbastanza raffinato, ha un buon audio raffinato, eccetera. Ma anche quello dipende nel locale che tipo di musica si suona, perché se un locale dove si suona, per esempio, dove c'è della gente che suona il vinile, poi ci sono altri che suonano i CDJ, poi ci sono altri che fanno concerti, eccetera. Il locale poi viene tarato in qualcosa che cerca di soddisfare tutti, ma in genere non soddisfa il vinile. Quando il locale è fatto per gli amanti del vinile, eccetera, quindi l'impianto è tarato sul vinile, quando ti provi a suonarci dei CD, suonano esageratamente crispy, capito? Vetrosi, con frequenze escono fuori troppo, quindi anche lì è un po', capito, un po' una scommessa come tale il locale. Poi ci sono dei locali che sono tarati bene, in modo equilibrato, un po' per tutto. E questa cosa del vinile che è tornato ha buttato un po' nel panico cioè quelli che fanno gli impianti.
Perché sono ritornati questi padelloni, dice, ma mi suona scuro, schiariscimelo. Eh sì, però poi quando sono al CD, capito, ti spara delle frequenze e danno male agli orecchi. Così. Ragazzi, fatemi delle domande. No, io ho ascoltato volentieri. Parlatemi di voi, cosa volete fare con la musica? Cosa vuoi fare con la musica? Io un sacco di soldi. Scrivo. Te scrivi, cosa vuol dire? Scrivi sul pentagramma? No, scrivo di musica per una rivista. Ah, ok, scusa. Ok. Vero, quindi ho voluto fare comunque sia, è sempre un più. Certo. Interessante. Cioè, proprio maestri, proprio come è nato tutto. E come le impressioni, quindi, e avendolo visto, e poi ora più che mai live Ableton non avevo mai visto, Okay. sentito quasi di, oggi perlomeno è rarissimo secondo me. Sta diventando lo standard per la produzione audio praticamente, perché è un programma che sì. Te intendi, non l'avevi mai visto per suonare live, dico live così appunto. Ah, per suonarlo live, sì, ma capito, non è un caso si chiama live, appunto. Praticamente la sua origine è questa, cioè per essere suonato live, cioè per avere tutti i campioni, le cose e fare le basi di un concerto praticamente. Poi gente come me ha cominciato a usarlo come DJ, per il DJ set, perché essendo musicista, capito, è un linguaggio immediato. Io di rimettermi lì a mettere a tempo dischi non c'avevo voglia, onestamente. Cioè, ho già dato all'epoca. Sicché, insomma, così. Poi la gente usa i programmi più svariati per produrre musica. Cioè, addirittura qualcuno usa ancora Fruity Loops. Sono partito con quello, per esempio. Che è un ottimo programma. Anch'io mi sono innamorato per... vedi, ma la cosa è incredibile, perché io invece pensavo di essere fra i pochi. Hai visto? E quello, quindi non ha importanza, anche quello si può ottenere delle ottime cose. E addirittura usavo un programma che si chiamava Buzz, scritto Buzz, in cui praticamente si prendevano dei moduli di synth virtuali, si collegavano fra loro con dei cavi virtuali, capito? Uno si faceva il proprio setup e tutto suonava in maniera decente. Poi ovviamente ci siamo fatti prendere la mano, però voglio dire, non ha importanza il programma uno usa, insomma, e se il programma ha dei limiti, tanto meglio, perché in questo modo sei obbligato a sforzarti un po' di più, ecco, cioè a tirar fuori un po' la cosa, capito, che vuoi tirar fuori. Senti, e voi? E io, niente, che ascolto la musica comunque tipo dagli anni 90, che frequento club. Ok, sei una club. Esatto. E poi tipo un anno e mezzo fa mi è venuta voglia di provare a tirare fuori qualcosa, e anche se è un po' tardi, perché comunque io sono del 77, però la musica non c'ha età. Io ho cominciato a 27 anni a studiare la chitarra, sì che... Spero di tirare fuori qualcosa di interessante. Che mi piace. Ma canti anche? No, ti no, piace? No. No. Ah. Canto no. Solo musica. Voi cantate? Basta, anche un caos. Sono la persona più stonata del mondo. Non potrò mai. Faccio compagnia pure io. Mai anche me. Sì, anche te produci delle cose. Sì. Ah, ok. Sì, sì. E che musica ti piace? Tecno e tech house. Anche te la tecno ti piace? Sì. Tecno, siccome mai le donne gli piace la tecno? Una cosa che mi sono sempre chiesto. Perché cioè, sembra una musica molto maschile, no? Cioè, molto aggressiva. Invece scopro anche di... cioè, a parte la Nina Kravitz, comunque c'è un sacco di DJ. Charlotte DeWitt. Esatto, Charlotte DeWitt, esatto. Lei lo...
L'ho sentita a Detroit, al Movement, e suonava della roba scurissima, veramente. Sì. Ma chi è Emily Lenz? Charlotte. Ah, Charlotte. Le vite è un po' di fuori, sì. Sì, della roba scurissima. Sì, ma fa parte del personaggio, vedo. Fa parte dell'immagine che serve tantissimo. Per farsi conoscere più tosto che la musica, il personaggio. Sono spesso e volentieri collegatissimi. Nina Kravitz, vabbè. Però è... No, lei, no, poverina, è simpatica, cioè è carina, sì, non è... Non è... Canta anche, quindi... Sì. Sì, lei fa le... Sì, fa qualcosa col microfono, sì, fa delle... Sì. Cioè, un po' come Miskitin, diciamo. Però nei pezzi suoi... Sì, un po' come Miskitin, cioè sì, questa cosa. Esatto. Sì. Io ascolto di tutto comunque, non mi fossilizzo mai su... Sì, no, anch'io non è che c'ho... Io poi ho il problema che a volte non riesco neanche a riconoscere i generi. Cioè non ci sono troppo attaccato, capito? Soprattutto le cose che faccio io non hanno mai un genere particolare. Cioè vorrei fare un genere, ma poi dopo ci infilo dentro qualcosa che non ci appartiene. E quindi, viene fuori. Però anche come ascolto, sì, anche a me piace una certa techno. Poi non la suono perché la gente non mi chiama a me a suonare la techno. Cioè, se mi chiamassi a suonare la techno, ho centinaia di ore che posso suonare, però non lo fanno. Mi chiamano a suonare l'Italo Disco, mi chiamano a suonare... Oppure non mi dicono niente, però a quel punto suono roba più lenta, tipo a 120 bpm, queste cose qua. Mi piace anche il 110, la musica elettronica. Infatti, anche a me... Non è che è techno per forza, mi piace anche house. Sì, sì. Cioè, se è bella musica, io... Sì, esatto, infatti. A parte sulla musica commerciale, a me non... Cioè, quella che passa dalla radio, sì, magari posso dire, bello questo pezzo, bellino, carino, lo canti, però poi, cioè, se vado in un club mi piace ascoltare comunque un determinato genere di musica. Sì, anche a me. Poi io non ci vado più se non mi pagano, però, insomma, se ci andassi... se ci andassi, mi piacerebbe... Sì, anche a me piace essere libero, capito? Per esempio, non mi, è rarissimo che io possa cominciare io un DJ set, cosa invece mi piacerebbe, perché c'è un sacco di brani lenti, di cose mi piacerebbe suonare, no? Però non c'è vero, se a me mi chiamano quando sono già tutti così, capito? Devo entrare, deve essere così. Perché se provi a guardare, oh, che va, no, ok. Va bene, next. E beh. Sì, a me piace per esempio anche... No, sì, l'ho visto. Occhio perché questa mi sa che sì. Panterra. Comunque c'è anche la tecno commerciale, no? Sì, cioè non quelle che... Non mi piace la tecno, ma la commerciale... Non mi piace la commerciale, preferisco la tecno. Secondo me c'è anche... Commerciale un po' tecno, no, house... Cioè, dico, anche nel... Anche nella tecno, c'è. Nell'ambito... io tante volte... Ma questa è musica basica, proprio, a livello zero, no? C'è tanta. Cioè, ma tanta, ecco, ora senza... Senza far nomi. Esatto, sì. No, è questa che chiamano EDM, no? Cioè, EDM? Sì, che dovrebbe stare semplicemente per Electronic Dance Music, ma... Si sono inventati per cercare di copiare gli esclusi. Poi si sono accorti che tanto un genere, ogni canzone veramente è un genere suo. Ha perso di valore il termine EDM adesso per le commercialate, più o meno, capito bene? È quella, è la moderna Progressive House. Martin Garrix, Swedish House Mafia, questa roba qui è proprio... La chiamano Progressive House, non capisco quello che ci incastra. La chiamano Progressive House? È una Progressive House, la chiamano così, non capisco perché la Progressive House è tutta altra cosa. Gli va comodo, sa questo termine qui. Stessi suoni, usano stesse, anche una figura, usano sempre le stesse cose. Sì, diciamo... Nella dance non è che si può variare all'infinito le cose, insomma più o meno... Quella musica, c'è quella gente, quei colori e stai bene, capito?
zone, loro fanno tutte queste cose un po'. Queste cose a me non mi dispiacciono, chiaramente magari se mi capita di suonarle può succedere di, non lo so, tipo magari di suonarci sopra qualcosa. Sì, tanto per a un certo punto che succede qualcosa. Sì, no, questa è, però è bella, c'è una grossa ricerca sul suono, ci hanno perso parecchio tempo, sono cose così. No, la dance music bella ce n'è tantissima, veramente, veramente tanta. Però questa invece di 20 anni prima. Questo è il mese scorso. Così. Va bene. Io fra un pochino mi manderei anche a casa, voi che dite? Ma anche ora? Siamo. Senti, pensate che vi sia stato utile questo, davvero, è interessante. Che è un po' un esperimento, capito? Anch'io non so bene. Delle volte mi sembra di parlarmi addosso, semplicemente. Palle.